È qui con noi per moderare la mattinata proprio dedicata alla bellezza con tutti i suoi ospiti, Maria Latella. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Anche voi vi svegliate presto se siete qui. Stamattina parliamo di una cosa che alleggerisce la vita a tutti noi e della quale non siamo sufficientemente consapevoli, credo. Viviamo in uno dei paesi più belli del mondo, siamo circondati da bellezza, anche questa città e anche questo spazio sono belli, non diamo sufficiente attenzione alla bellezza, eppure è forse la cosa che può migliorare le nostre vite. Si dice sempre che lavorare in un luogo bello facilita quella che è una giornata a volte pesante e bisognerebbe cercare di rendere belli e gradevoli non solo i momenti della nostra vita, ma anche gli spazi che la circondano. Quindi per parlare di bellezza noi oggi abbiamo alcuni tra i più autorevoli e competenti interlocutori che chiamo uno dopo l'altro sul palco. Philippe Daverio, storico dell'arte, docente, saggista, politico. Philippe Daverio. Arriva di qua. Eccolo. Kin Etro, conoscete tutti il brand, vuoi metterti qui? Il brand Etro è creativo, art director, stilista. Mauro Felicori è il direttore generale di uno dei luoghi più belli che ci siano in Italia, la Reggia di Caserta. La bellezza si declina in tanti modi ed è legata anche a tanti sensi, uno dei nostri sensi più sviluppati, che può darci sensazioni gradevoli o meno, è l'olfatto. E a parlare della bellezza declinata nelle varie gradazioni delle fragranze e dei profumi, Mauro Nicola Pozzani, Global Fragrance Lecturer and Consultant. Dov'è? Eccolo. Benvenuto. Infine, è un altro dei nostri sensi, è quello che è legato alle sensazioni gradevoli che ci arrivano dalla musica. Una canzone può evocare non soltanto un momento piacevole legato appunto all'ascolto della musica, ma può evocare emozioni chissà che si perdono tanto nel tempo. Parleremo di bellezza, ma anche di come viene percepita dalle nuove generazioni, perché non è soltanto uno dei cantautori più apprezzati e più noti d'Italia, ma è anche un uomo che ha lavorato tutta la sua vita con i giovani, Roberto Vecchioni. Ben arrivato, è rimasta una poltrona lì accanto al professore. Bene, io avrei ovviamente mille domande con le quali cominciare questa nostra conversazione questa mattina, ma siccome non sono una competente di arte, tutte le volte che mi emoziono davanti a un quadro, davanti a una bella fotografia, mi chiedo, ma mi emoziono, io non sono una competente, perché? Perché quel quadro emoziona in modo particolare, un altro mi lascia indifferente.